Grazie. Con profonda commozione e rispetto, oggi ricordiamo il sacrificio di Libero Grassi, che 33 anni fa ha avuto il coraggio di dire no al racket della mafia difendendo la propria dignità e quella degli imprenditori siciliani. La sua ribellione contro il Pizzo, purtroppo solitaria all'epoca, fu un atto di straordinario coraggio che ancora oggi rappresenta un faro nel cammino verso la legalità. La sua morte non è stata vana perché quell'uccisione ha iniziato a scuotere le coscienze, dando avvio a un lungo percorso di rinnovamento nella lotta contro la criminalità organizzata. Le istituzioni hanno il dovere di continuare a sostenere chi, con azioni concrete e un impegno quotidiano per la giustizia e la libertà, si oppone al sopruso e all'illegalità. La memoria di Grassi vive nelle nostre azioni e nelle nostre scelte, affinché la Sicilia possa finalmente essere libera da ogni forma di oppressione mafiosa. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un tentativo di furto sul lungomare di San Ferdinando. Il militare ha notato tre giovani intenti a rimuovere le pedane di plastica installate dal comune, per consentire l'accesso alla spiaggia alle persone con disabilità. Insospettito dal comportamento dei ragazzi, il carabiniere ha immediatamente richiesto il supporto dei colleghi in servizio. All'arrivo della pattuglia, i militari hanno bloccato i tre giovani, scoprendo che parte delle pedane era già stata caricata su un autopunto. Tra i fermati, uno è risultato essere minorenne. I tre giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e interruzione di pubblico servizio. Caldo estremo e siccità. Quest'anno in Italia la produzione di olio di oliva, uno degli ingredienti fondamentali della dieta mediterranea, subirà pesanti conseguenze dalla scarsità d'acqua. La Puglia è responsabile di circa il 50% della produzione nazionale di olio di oliva, ma qui la siccità si è fatta sentire duramente. Pietro Leone dirige un'azienda agricola nella provincia di Foggia con circa 100 ettari coltivati a olivo. Quest'anno le scarse precipitazioni hanno impattato gravemente sulla produzione di olive e la raccolta del prossimo novembre si preannuncia più scarsa dell'anno precedente. Quest'anno come produzione è scarsa, è molto molto meno di quella dell'anno scorso perché abbiamo avuto lo stress idrico che ce lo stiamo portando avanti da un paio di anni. E poi abbiamo avuto due giornate maledette eh, durante la fioritura che parecchie varietà non hanno legato. Quest'anno abbiamo dal 50 all'80% in meno della produzione. La diga di Capaccio è la più vicina alla città di Foggia e fornisce acqua a tutta la provincia per l'industria, l'irrigazione e per uso potabile. È alimentata da un torrente che trasporta l'acqua piovana nell'invaso. Oggi questa diga è praticamente vuota e contiene appena 2 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua contro gli abituali 17 milioni di metri cubi. Quel poco che c'è viene dall'inverno scorso, quest'anno la diga non si è riempita. Gli altri tre invasi della provincia di Foggia si sono riempiti al 50%. Abbiamo avuto anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei quattro invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione in rigua nel comprensorio irriguo e poi ci siamo dovuti fermare per conservare nove mesi di autonomia del potabile. Numeri e percentuali sono preoccupanti, ma diventano scioccanti quando si traducono in immagini. Prati verdi e animali hanno rimpiazzato l'acqua. Qui possiamo vedere in concreto cosa significa il termine siccità. I bassi livelli di acqua di questo invaso artificiale possono essere un vantaggio per le mucche al pascolo, ma sono molto pericolosi per gli ulivi. Sebbene queste piante abbiano bisogno di meno acqua di altre coltivazioni, temperature superiori a 40 gradi per 50 giorni di seguito mettono a forte rischio la produzione di olive e quindi del pregiato olio di oliva. Luca Palamara per Aeronews, Foggia. Le poltrone che saranno occupate dai commissari con un portafoglio di rilievo economico sono quelle più ambite dai 27 Stati membri dell'Unione Europea. Entro venerdì tutti i governi dovrebbero annunciare le loro nomine. Secondo gli analisti il bilancio è certamente un punto chiave nelle trattative con Ursula von der Leyen per formare il suo secondo esecutivo. we have uh, the uh, multi financial framework which needs to be negotiated in the next term this will be a very difficult and very heavy dossier um, but it will also be something which will be very determining um, also the focus the priorities of the years to come. i leader d'italia paesi bassi finlandia repubblica ceca e romania fanno apertamente pressione. La Francia manterrà probabilmente un portafoglio forte dato che Thierry Breton ora al mercato interno dovrebbe rilanciare con un secondo mandato. where where the budget is particularly high, um, for instance cohesion and agriculture, you know, which both uh, make up um, about a third of the whole EU budget. In questi giochi di potere rientra anche il tassello della difesa, un nuovo portafoglio dedicato all'industria militare, visto come molto rilevante a causa della guerra in Ucraina. Altre poltrone ambite sono quelle per le relazioni con il Mediterraneo e per gli alloggi, che avranno adesso commissari dedicati. Ursula von der Leyen dovrà anche tenere conto dei partiti politici che la sostengono quando designerà i vicepresidenti esecutivi. La internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha lanciato l'allarme sulla sicurezza nucleare in Ucraina e Russia. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza, il funzionario ha dichiarato che sono state segnalate ripetute attività militari vicino alle centrali di entrambi i paesi. La International Atomic Energy Agency ha riportato la deteriorazione della situazione della sicurezza nucleare in Ucraina, nel frattempo la Russia ha intensificato la sua offensiva in Ucraina con il lancio di decine di missili e droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la situazione nei pressi di Pokrovsk e in altre aree della regione di Donetsk rimane estremamente difficile. Sono queste infatti le aree dove si concentrano maggiormente le forze russe. Zelensky ha invitato ancora una volta gli alleati dell'Ucraina a prendere in considerazione l'abolizione delle restrizioni sull'uso delle armi a lungo raggio. Le previsioni meteo per venerdì 30 agosto di Globus Television, venerdì, giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio. Nuvolosità scarsa. Temperature massime fino a 34 gradi, valori notturni per lo più invariati. Mari: Mar Ionio da calmo a quasi calmo, Mar Tirreno calmo, Stretto di Sicilia quasi calmo.